Il Catanzaro torna per la terza volta in Serie A e dopo una Coppa Italia che l'ha visto protagonista a spese del Milan nel suo girone, trova un difficile ostacolo nell'esordio nell'Atalanta dal gioco ordinato e con una difesa ben disposta. E pensare che dopo 9 giornate di campionato, Massimo Palanca non aveva trovato neanche una volta la via della rete. Palanca si vede la strada sbarrata da Terragno e da Nova che si scontrano, mentre la palla termina lontano. L'attaccante del Catanzaro cambia la sua storia a partire dal 4 marzo del 1979. Si gioca all'Olimpico, Roma-Catanzaro. È il quinto minuto. Palanca va alla bandierina del calcio d'angolo. Direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, Palanca aveva battuto la Roma nella partita d'andata. Si è ripetuta all'Olimpico dopo appena 5 minuti, dimostrando che per lui segnare in quel modo non è un'impresa casuale. È il via per una domenica da campioni, con una tripletta che consacra il bomber a idolo di Calabria. Troppo insidioso Palanca per gli avversari che si sono avvicendati al suo controllo. Alto 1,69 m, Palanca ha il viso incorniciato da folti baffi e un piede che misura 37. A Catanzaro lo paragonano a un Pelé o a un Cruyff dei poveri. Il pubblico calabrese lo venera, colpito anche da quel carattere introverso, poco espansivo. Palanca, con le sue invenzioni, continua a fare stropicciare gli occhi ai tifosi calabresi anche nella stagione 80-81. In questo momento il Catanzaro è unico capolista. È il momento più alto della storia delle Aquile giallorosse. A fine stagione, Massimo Palanca si laurea vice capocannoniere con 13 reti, alle spalle di Roberto Pruzzo. Con 18 reti Pruzzo, con 13 Palanca, con 12 Altobelli, con 11 reti Graziani. Tanto amore produce però accuse feroci di tradimento al termine del 1981. La causa è il trasferimento al Napoli. Un'umana e comprensibile ambizione personale, che però regala solo una profonda delusione. Non riesce a trovare il giusto spazio e colleziona 2 sole reti in altrettante stagioni. Catanzaro è la patria elettiva di Palanca, marchigiano di Loreto. Sul finire degli anni Ottanta, l'attaccante raccoglie i resti del Catanzaro che annaspa in Serie C e trascina i calabresi a suon di reti, prima in Serie B e poi ad un passo dalla Serie A, impresa mancata per un solo punto nella stagione 87-88. La conferma del fascino del calcio e di certi sodalizi pressoché inscindibili. Poi arrivò un tipo coi baffi e prese a far gol da calcio d'angolo. Direttamente, senza filtro. I palloni spiovevano e beffavano stupefatti i portieri. La prima volta venne archiviata la voce stravaganze della domenica. Una botta di sedere, mormorarono i più. Però, alla quinta o sesta rete dal corner, tutti si convinsero. Né fortuna né cross sbagliati. Quel tizio voleva proprio segnare.